passanti, ma guarda quanti! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, io sono Mighty Mars. Oggi siamo sul Survivalist Invisible Strain. Andiamo avanti con il secondo episodio. Poi vi ricordo che se volete una serie su questo gioco qua, scrivetemelo nei commenti, ok? Se io vedo partecipazione, vedo un po' di like, perché il canale è piccolo, non è che pretendo chissà che, però avere un minimo di partecipazione io lo porto avanti. Altrimenti ci faremo solamente qualche altro gameplay e poi passeremo ad altro. Vi ricordo inoltre like sul canale, di iscrivervi, campanellina. Vi ricordo le live di Twitch che ora a breve, non subito ma a breve, riprenderemo. E vi ricordo anche il canale Instagram che ho aperto, quindi se volete entrare, non è che ci posto tanto, solamente per stare un pochino più in contatto. Riprendiamo la partita e anche Coppa. Allora, noi siamo rimasti con... che mi ero accoppiato, non in quel senso, con questo personaggio qua, che è, si chiama Tristam. Questo è il nostro personaggio principale, Juan, che vi ricordo che se muore, sta un po' in ipotermia, se muore, ed è anche un bel po' ferito, se muore è finita, è messa abbastanza male perché la perdita di sangue è alta. Quindi io adesso muovo lui perché c'è lo zaino grande e preferisco. Vi ricordo che siamo in modalità normale, quindi abbiamo i salvataggi contati con queste crocette qua. Invece nella modalità easy, oltre a tutte le altre cose, abbiamo anche i salvataggi infiniti. Insomma, questo gioco salvare è leggermente importante. Siero, fiammifero e questo. No, morto, ma non le usare ste robe, maledetto te. Dobbiamo mettere la policy sulle armi, perché sennò ragazzi loro usano tutto quello che ci hanno addosso in maniera spropositata. Io vorrei delle bende, o fare delle bende. Il problema è che per fare delle bende ci vuole... per fare un albero ci vuole il seme, qui per fare le bende ci vuole la bottiglia di vodka piena. Questa purtroppo è vuota, quindi si accontenteranno degli stracci sudici. E io non so, io vorrei prendere tutto distinto, però so che non posso. Un arco. Voglio vedere chi è bravo con l'arco. Vediamo un po', ragazzi, non mi ricordo, da una volta all'altra non mi ricordo i tassi perché sto portando un bel po' di giochi insieme e quindi devo sempre fare mente locale. Allora, noi abbiamo queste anche mini missioni, che va bene, questi non penso ti diano niente di speciale. Dobbiamo però accamparci, anche perché siamo già pienotti. Allora, lui... dov'è? È Tristam? C'ha corpo a corpo 3, arco 1. Non va bene, io c'ho arco 1. Quindi do coglio male. Mi fa piacere. Allora... mi servirebbe uno con... il tiro con l'arco abbastanza alto, con l'arcieria, come si dice. Vodka. L'acqua serve sempre. Questo serve per far da mangiare, ma è troppo pesante, non ce la facciamo. Io a questo punto però ho le bionde trecce, ce l'ho. Scusate, non le bionde trecce ma le garze. Sei ferito, posso aiutarti? E dai, la caspetti. Plic. Ma l'ha fasciato? Mica l'ha fasciato, sa. È freddo, perché c'è anche tutto il discorso del freddo. Fasciatura. Allora, ragazzi, sta... fasciatura... usa? Non usa, perché lui pensa di essere a posto. Oh?
che è già morto. Allora, mappa, vediamo un po' la mappa. Qui c'è del bordello, non voglio starci più lontano possibile. Andiamo di qua. E andiamo di qua, se non mi ricordo male, ragazzi. Abbiamo trovato due accampamenti, che uno era ostile e l'altro era amico. Però si stavano facendo la faida e siamo pure morti. Che avevamo rubato dei cadaveri. Insomma, andatevele a vedere, specialmente il secondo gameplay. E io vorrei. Oh la la la, rosso, rosso, vieni via, 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 rosa, rosso. Come cavolo sono? Ragazzi, ma qui siamo. Allora, qua non possiamo muoverci perché uno. Poi c'è 6 gradi, perché sta in ipotermia, ragazzo? Basta. Qui siamo circondati dagli zombie. Di qua non possiamo andare. Di qua ci sono gli accampamenti nemici. Oh, basta, mannaggia. Dammi un'arma seria, non mi dare lascia. No, davvero, ma. Oh, aiuto! Ma dai, ma no, può essere. Lasciami! Ma guarda quanti! E lo stacco l'arco a tirare le banane. Guarda che casino, ma che cos'è? Io sono morto. Guardalo! Ma quell'altro, ma vieni a dare la mano, imbecille! Sono morto? Ragazzi, il gioco è questo, eh? Abituatevi. Moriremo 700 volte al giorno finché non ci stabilizziamo. Allora, ripartiamo. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. Noi siamo un po' costretti ad andare a sto lato qua, però c'è strapieno. Guardate qui quanti ne abbiamo ammazzati, anche se non li ho ammazzati tutti io, perché avevamo trovato un gruppo di persone dove appunto abbiamo arruolato con noi Tristan. Ma palle, però. Ma come si fa, ragazzi? Ma un attimo di decenza, non dico tanto. Po' di respiro. Poi se uno anche lì l'arco, gli ho detto di no e mi usi l'arco, che cosa ti devo dire? Poi quando sono in difficoltà so cavoli, ma non lo mirare, lascia perdere, non cercare rogna. Dobbiamo fare l'accampamento, lo dobbiamo fare vicino all'acqua. Un colpo alle gambe per farlo stendere. Poi in ipotermia con 6 gradi e non. Dammi una mano. Ah, è ancora vivo? Ma che fa? Con chi balletta? Ma che sta allacciando? Ma che è?
Ma con chi ce l'aveva? Ah, era un bug. Ballettava, sembrava che lanciasse tipo pugnali. Non voglio la mia roba, prendi. Non voglio la mia roba, prendi problemi? C'era scritto? Qui c'è un'altra città, no. Cioè il posto d'accampamento sarebbe buono perché c'è di tutto qua accanto. C'è un par di città. Abbiamo degli ospiti non benevoli. In effetti. In effetti, via. Dopo questa battuta potete anche andare via, ragazzi, vi capisco. Allora, facciamo l'accampamento qui perché ho una certa. Ho una certa fretta di accamparmi per cercare di stabilizzarmi un attimino. Allora, l'accampamento come si fa? Bella domanda. Non mi ricordo un cappero. Intanto piazziamo la tenda, che è proprio la base, ma proprio la base. E la tenda dov'è? Ce l'ha lui? Che è il tendaro qua? Allora, la tenda. Apri tenda. No. No, dai con la zona. Vai qui. Non voglio impostare zona. Apri tenda. Non voglio ora, non voglio impostare nulla. Oh, santa pazienza. Cancella zona. Ma se non voglio impostare zona, sono obbligato? Allora, cancella. Allora, impostiamo zona. Mi obbliga. Posta zona, però lo facciamo allora da qua. Questo serve per non mandare troppo a giro. Ma l'ho appena fatto. Non mandare troppo a giro i sopravvissuti. Nel senso, loro si limiteranno. Perché pausa zona? Che vuol dire pausa zona? Riprendi zona. Control. Serve per non mandare a zonzo i, diciamo, i nostri compagni quando non li comandiamo, altrimenti loro se ne vanno per i fatti loro e fanno casino. Ok, mentre questo fa, no, non posso, perché gli devo dire di non seguirmi. Smetti di seguirmi. Chi è che è al taglialegna? Lui, ecco, io non faccio niente, mi riposo. Ok. E noi qua ci possiamo dormire. Però vuole due alloggi. Quindi noi una costruzione c'è da farla per forza. Tagliamo l'albero, abbatti. E gli diamo un ruolo di taglialegna. Ok, adesso loro. Lui subito, lo lascio da solo un attimo e fa queste cose. Noi intanto facciamo un paio di questi. Ok, vedete che adesso sono separati. Sì, separati. Dai, non ho abbastanza spazio. Scambiamoci le provviste. Non ho abbastanza spazio. Allora faccio una cosa rapida. Appoggio un po' di roba. Ma un attimo. Tranquillo, dove vai? Oh, il balletto di tip tap fa.
Vabbè, mi sembrano un po' rintronati. Cerca e io clicco cerca e lui beve. Tranquillo, va bene. Allora, mettiamo un po' di roba qua, tanto non dovrebbe despawnare. Ok. Questo ci serve per costruire, questo al momento non ci serve, lo spago al momento non ci serve. Teniamo una pistola, questo non ci serve, questo non ci serve. Sento già dei rumori che non mi piacciono. Il coltello, gli basterà, su. Ok. Adesso, perché l'asse di legno effettivamente pesa un po' troppo, ragazzi. Spero lo assistemino sta cosa, perché riprendi taglia legno e mangia. Disgustoso. Ok. Tutto bene, sì, ma fai il tuo lavoro, mi hai salvato dall'essere morsa. Come morsa? Ma non sei una donna, c'è la barba e i trend. Come fai a essere la... Va bene, non faccio domande qua perché tanto è tutto un casino. Allora, io ho fame, sete e abbastanza anche del sonno pesante. Riempiamo la borraccia d'acqua. Ok, possiamo anche bere dal fiume, ma ci mette un po' di più. Io qua mi servirebbe uno di legno per costruire. Crea un falò, e ho capito, mi serve il legno. Se il signorino si sbriga invece di fermarsi ogni 3 secondi, giustamente anch'io non ho posto, lui sta pieno. Quindi mi scarico anche con lui. Sento qualcuno che orina, menziona. Ok, fiammifero. Una bottiglia d'acqua la lascio, la carne gliela lascio. E la radiolina la scarico, gli basterà, spero. Io vedo sempre delle macchie in terra, mi spavento ogni 3 secondi. Sono zombie morti. Dove è andato? È andato a letto, signorino. No. E scambiamoci le provviste. Ho capito, fallo te, vai. Allora, prima di tutto io farei... Si può fare un falò? Però io vorrei fare in realtà un deposito, perché così altrimenti, sì no, siamo sempre incasinati con la roba. Cassetta degli attrezzi, cassa di legno. Vabbè, non la volevo fare qua, lui fa come gli pare, come al solito. Potresti andare a letto, no? Entra, vai. Approfitta. Quindi le meccaniche, ragazzi, di gioco sono più o meno queste. Poi ovviamente più persone sono, più è difficile da gestire. Oddio! Madonna, mi sono... Sì, ma non mi venite alle spalle così, ma siamo in un'apocalisse, ragazzi, ma vediamo quello che è, su. I semi servono per farci il nostro bel orticello. Bisogna stare attenti, io questo lo vorrei comprare però, bisogna stare attenti al periodo invernale perché mi è capitato che io avevo fatto tutta una bella seminata con tutte le varie cose, è arrivata la neve, mi ha bruciato tutto, siamo rimasti tutti senza cibo, yuppie!
Che bello. Ah, una di queste glielo posso anche dare. Questi non li vendiamo. Questi li diamo. Io piglio tutto se riesce. Chi è che rompe? Oh no, arriva un'orda. Mamma mia. Aspetta, come si salva? Aiuto! Salvare, come salvo? Aiuto! 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 Prendi tutto! Cerca! Muoviti prima che arrivano! È troppo pesante! Aiuto! 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 No, che trasferisci! Salva, idiota! Salva! Muoviti! Usa, ma guarda che lavori per fare un salvataggio. Oh. Ora possiamo anche morire. Però ci potrebbero anche aiutare. Che riesci a barattare. Non so se loro li possiamo convincerci ad unirci a noi. Ma ho proprio paura di no, perché possiamo fare una prova, tanto abbiamo salvato. Ecco un regalo, gli diamo questo, diamo questo e il vino. Poi ci chiacchieriamo un attimino come va mentre i zombie arrivano e come ti senti. Bravo, sei bravo. Riesci di unirti a noi? Ma io voglio unirti con te, non è che voglio portarti via il gruppo. Oh cacchio. Oh cacchio. Cosa vuoi? L'altro dorme, tranquillo. Arma, datemi un'arma. Questi rosa sono tremendi. Prendi tutto. Io in realtà volevo lui perché c'ha un bel po' di roba. Coi pure. Pure coglions. Complimenti. Tu? No, grazie. E purtroppo il vendor sembra che non si può convincere. Ma sta anche nevicando, mi sbaglio, quindi seminazione, il progetto di seminazione, ma basta, che fa questa orina nel mio campo? No, ho sbagliato, scusa. Io non c'ho niente però di concreto da barattare, volevo almeno una tenda. Ti do un coltello, ti mi dai una tenda, la piazzo, almeno abbiamo due posti per dormire. Comunque ragazzi, vedete che è veramente un casino, eh. Cioè, noi non abbiamo fatto nulla e poi la neve, ragazzi, è una roba che rompe le scatole in una maniera allucinante perché non puoi coltivare, vanno sempre in ipotermia, devi stare H24 col fuoco acceso. Questi poi quando vorranno se ne andranno. Olè. Qui da ravanare c'è niente. Si possono anche prendere i vestiti, eh? Non è che mi interessi. In realtà si dovrebbe pure non tenere i corpi degli zombie dentro l'accampamento perché da quello che ho capito attira gli
i zombie stessi. Quindi non è proprio una grandissima idea, però chi se ne. Noi siamo superiori, siamo più belli, più intelligenti e moriremo presto. Vabbè, te non hai freddo? C'ha sete, fame, sonno, c'ha tutto. Vabbè, sonno parecchio e mettiti a dormire pure te, va. Ok ragazzi, intanto penso che questi non ruberanno niente, lo spero. Il gioco praticamente consiste poi piano piano nel costruirsi una difesa, un accampamento, si può fare sia in legno che con la rete metallica, si può fare il bunker, si può fare tante cose. Si possono unire anche 8 più persone, sono arrivato mi sembra al limite 8, poi non so se si può anche arrivare a 10, non lo so. Comunque già 8 sono veramente tante e non le gestisci tutte. E quindi ragazzi, come gioco è molto molto carino. Vi ripeto, se volete una serie scrivetemelo nei commenti, likeate, fatemi vedere un minimo di partecipazione e lo porterò volentieri. Quindi per il momento vi ringrazio per la compagnia. Noi ci vediamo la prossima volta con questo o con un altro gioco. Ciao a tutti!